Oggi andremo a vedere come realizzare un pannello fonoassorbente bass trap, ok? Quindi per assorbire le basse frequenze dai 30 fino ai 100, anche 100-200, però quelle più importanti sono sui 50-100, diciamo le frequenze molto più difficili da assorbire, da trattare, sia che si tratta di uno studio professionale, sia che si tratta di una stanza della nostra casa di vita, studio di registrazione e di produzione. Un pannello di 1,50 m alto per 50 di larghezza, con una profondità di 30-35 cm, quindi una forma triangolare, come vedremo poi. All'interno ci sono 5 strati di pannelli di lana minerale, ok? Non è una lana di roccia, non è una lana di vetro, ma è proprio, la chiamano così, è una lana minerale, modello Arena 31, della Isover. È una lana realizzata con fibre riciclate naturali, antiallergica, che non provoca prurito, che è ignifuga e soprattutto molto importante, coefficiente 1 alle basse frequenze, specialmente sia perché questa lana ha una densità di 60 kg a metro cubo, quindi lo ripeto, la lana o comunque il materiale più denso è, più andremo a assorbire le basse frequenze. E poi anche perché abbiamo realizzato 5 strati, quindi una profondità di 30 cm, più è profondo il nostro pannello, più andremo a assorbire le basse frequenze. È un pannello che sta all'impiedi da sé, perché ha una forma triangolare, però volendo io mi sono permesso anche di realizzare dei piedi di 20 cm, poi questo dipende anche da voi. Sono dei listelli di legno, due listelli messi insieme e incollati, dei pezzetti di listelli che erano rimasti quando ho tagliato la cornice. Quindi non abbiamo bisogno di appendini o di fare dei buchi al muro, perché sta in piedi da solo. Volendo possiamo mettere questi piedi per dargli un po' di altezza. Infine, cosa molto importante, anche il prezzo. Abbiamo i pannelli che sono 5 strati, però sono bastati 3 pannelli per fare 5 strati, quindi si parla di 3 euro a pannello, 3,30 euro, siamo sui 10 euro. Più la cornice in legno è costata 4,40 euro, di solito sono 2,20 euro per 4 metri. Ho comprato 8 metri di legno in totale, quindi 4,40 euro, siamo già a 14,40 euro, più il lenzuolo. Molto spesso potete anche utilizzare un lenzuolo riciclato o magari acquistate una stoffa, in questo caso è stata di 10 euro. È una stoffa grande abbastanza per realizzare due pannelli, quindi 5 euro a pannello. Siamo già a 20 euro, totale 20 euro per realizzare questo pannello fai da te a casa. Quindi a mio avviso molto economico rispetto ai prezzi che ci sono in giro sul mercato, perché per un bustrap di queste dimensioni si parte anche dai 100, 200, 300 euro in su. Adesso andiamo a vedere la realizzazione di questo pannello. Abbiamo bisogno di due listelli da 1,50 m più due listelli di 50 cm che andranno ai lati. Questi sono listelli larghi 5 cm per due. I listelli ai lati andranno dentro la cornice e non fuori. Così ci permetterà di avere dei pannelli di lana minerale larghi 50 e lunghi 1,46 m, perché bisogna comunque contare 2 cm di spessore. Poi abbiamo bisogno di delle piastre angolari di 4 cm. E infine altri 4 listelli di 40 cm ciascuno per poter formare due triangoli nella parte superiore sottostante. Andiamo a segnare sui listelli lato A e lato B per non confonderci. Andremo a incastrare il lato B sotto il lato A. Infine andremo a tagliare l'estremità del lato A e lato B con un angolo di 40 gradi. Potete usare sia un goniometro sia potete formare un triangolo equilatero con i vostri listelli. Posizionare l'ultimo listello C sulla base inferiore e segnare con una penna il lato che andrà a essere tagliato. E questo è poi infine il risultato. Andremo a effettuare dei buchi per poter facilitare la chiusura con le viti e mettere una vite che andrà a chiudere il lato A e il lato B. E due viti alle altre due estremità per poterla attaccare alla nostra cornice rettangolare. Come prima cosa andiamo a segnare dove andare a inserire le nostre piastre angolari con una penna. Potete anche fare dei buchi per facilitare la chiusura delle viti e per evitare di rompere il legno. Andiamo poi a chiudere la nostra cornice con le nostre piastre. Put the needle on the record. Come on!
infine andiamo a inserire i due triangoli che serviranno a dare profondità al nostro bus trap. Potete sia chiudere prima il triangolo e poi attaccarlo alla cornice rettangolare, oppure potete fare all'inverso, attaccare prima i lati alla cornice rettangolare e poi chiudere il triangolo infine con una vite. Adesso che siamo quasi pronti, andremo infine, per ultimo, a inserire l'ultimo listello nella parte posteriore. Per una cornice di queste dimensioni, di 1,50 m, questo listello andrà a misurare 1,40 m, perché bisogna contare i 5 cm di spessore che abbiamo nella parte superiore e inferiore del pannello. Comunque sia, vi consiglio sempre di prendere le misure per non sbagliarvi. E anche se non sono molto bravo, ho dato una stirata alla stoffa per evitare piegature e grinze. Andiamo a posizionare la struttura sulla stoffa e andremo a inserire i nostri pannelli ad uno. Andremo a mettere prima quello della larghezza di 50 cm e poi seguire quello di 40, 30, 20 e 10 cm. Per la chiusura vi consiglio sempre di cominciare prima dagli angoli. Quindi andiamo a chiudere bene con la stoffa gli angoli, andiamo a spillare con la nostra graffettatrice. Quindi, come abbiamo visto, la realizzazione di questo bus trap è molto semplice, però è un bus trap appunto che serve ad assorbire le basse frequenze. Quindi se vogliamo assorbire le alte frequenze o le medie frequenze abbiamo bisogno di altri pannelli. Se volete capirne di più su come trattare l'acustica del vostro studio e sulla differenza dei vari pannelli, vi consiglio di cliccare nel link qui in descrizione ai miei corsi su Udemy, dove parlo di questi argomenti in modo più approfondito. E infine chiuderemo i lati. Fate bene attenzione a tirare bene la stoffa per evitare di avere grinze nella parte sottostante, che sarà poi la parte frontale.